riassumiamo sinteticamente come esce fuori la contrazione delle lunghezze. Questo è il righello in moto che scorre davanti all'orologio O del sistema di riferimento K. Diciamo che è l'orologio O centrale della stazione. La prima figura invece è vista dal punto di riferimento del treno, dove si vede che l'orologio O della stazione va verso sinistra con velocità V. L0 o L' rappresenta la lunghezza di riposo del righello, così come misurata nel sistema di riferimento K', cioè all'interno del treno. K' la misura con metodi tradizionali, per esempio per confronto con un campione di misura, un campione di lunghezza. Tuttavia, K' può anche misurare il tempo delta T' tra i due eventi che corrispondono al passaggio dell'orologio della stazione O davanti all'estremità A' e poi O passa davanti all'altra estremità O'. Questo intervallo di tempo è delta T' misurato dal sistema, dal treno in moto, ed è legato alla lunghezza L' di riposo del righello dalla solita formula del moto rettilineo uniforme, quindi la lunghezza L' uguale velocità per il tempo. Infatti, questa formula significa che l'orologio O ha percorso in un tempo pari a delta T' una lunghezza pari a L', perché è passato l'orologio O da questo punto a quest'altro, quindi ha percorso una lunghezza L' in un tempo delta T', tutto misurato dal treno. Dal punto di vista della stazione, il righello innanzitutto appare contratto, ma questo lo dimostreremo poi alla fine. Ma soprattutto appare il righello in moto, con velocità V verso destra. I due eventi sono il passaggio dell'estremità A' davanti all'orologio della stazione, quindi questo evento, e l'altro evento è il passaggio dell'altra estremità O' davanti all'orologio O della stazione, quindi quest'altro evento. Sono questi due eventi qua. A' si incontra con O e successivamente O' si incontra con O. Già da qui vediamo che alla stazione è sufficiente utilizzare un orologio solo, l'orologio O. Quindi il tempo misurato alla stazione, delta T, è un tempo proprio, lo possiamo chiamare anche delta T0, perché è un tempo misurato con un orologio solo. A differenza invece del tempo delta T', che era stato misurato per gli stessi due eventi dal treno, che aveva avuto bisogno di due orologi, perché i due eventi sul treno erano stati registrati da due orologi diversi, O' e A'. Quindi già possiamo scrivere che il tempo proprio, delta T, è contratto di un fattore gamma rispetto a delta T', che appunto è un tempo non proprio perché fa uso di due orologi diversi. Poi scriviamo anche nel sistema di riferimento della stazione la legge del moto rettilineo uniforme, L uguale V delta T. L è la lunghezza del righello così come appare vista dalla stazione e è la nostra incognita, perché vo noi vogliamo sapere il righello quanto è lungo visto dalla stazione, sapendo quanto è lungo L' visto dal treno, quindi sapendo la sua lunghezza di riposo. Questa formula significa che il righello in moto percorre una distanza pari a L e infatti passa da questa posizione a quest'altra. In particolare tutto il righello scorre davanti all'orologio O della stazione, quindi per tutta la sua lunghezza L, in un tempo delta T. Quindi il righello percorre una lunghezza pari alla sua lunghezza in un tempo delta T viaggiando alla velocità V. Delta T lo sostituiamo con delta T' su gamma, perché abbiamo detto che delta T non è un intervallo di tempo proprio. Anzi, delta T è un intervallo di tempo proprio, delta T' no, e quindi abbiamo V delta T' su gamma, ma V delta T' avevamo visto prima che è la lunghezza di riposo, quindi è la lunghezza di riposo su gamma. Perciò L uguale L' su gamma, eccolo qui, o chiamando L' L0, che è la stessa cosa, la lunghezza di riposo, abbiamo L uguale L0 su gamma. Quindi in questo modo abbiamo dimostrato la contrazione delle lunghezze, quindi il righello è contratto quando visto sfrecciare davanti alla stazione.